Usare la pasticceria, in particolar modo lo zucchero, per creare opere d'arte, la Sugar Art, la cui biennale si è tenuta a Torino, al centro incontri della Regione Piemonte, con mostre, manifestazioni e conferenze su questa nuova professione. All'inaugurazione era presente anche la consulta femminile, che ha portato i saluti del Consiglio regionale. Torino, prima biennale Sugar Art, una mostra fortemente voluta dall'associazione DIVA. DIVA è un'associazione che si occupa del ruolo della donna, che fa parte della consulta femminile regionale. Perché questa mostra a Torino? Ma perché l'arte dello sugar, dello zucchero, delle decorazioni di zucchero è un'arte conosciuta nei paesi anglosassoni, Stati Uniti, Inghilterra, da tantissimi anni. In Italia è approdata recentemente. Abbiamo voluto portare in Italia questa mostra fatta da tantissimi capolavori di dolcezza, costruiti da artisti, con una peculiarità in più: qui in Italia questa forma di decorazione dello zucchero contiene delle bontà, le bontà della nostra pasticceria. Ecco perché abbiamo voluto incominciare con una mostra qui a Torino, fatta di decorazioni di zucchero. È anche un'opportunità per le donne che si vogliono avvicinare a questa professione, e noi insieme a DIVA e alla consulta regionale femminile abbiamo questo come missione: difendere e tutelare il ruolo della donna in tutte le sue forme, anche nelle attività artistiche.